questo è un Messico 70 sigillato. How many people have seen this? Credo che sia 10 secondi. How many stickers have you got in there? 2 milioni. Questo è il pezzo più importante che mi è arrivato lo scorso anno. È fatto in Papua Nuova Guinea. Gli album della Panini sono assolutamente tutti completi, per una questione di principio. E spendere dai 3 ai 5 mila euro l'anno è un attimo. E io ho speso molti dei miei soldi per questa collezione. Però non me ne vedo pentito. Guarda, mia moglie sei in bagno. Sei. Di nuovo. Che lui ha, facendola in casa, io riesco, cioè non va al bar, non va a giocare. È una cosa che io ce l'ho sotto controllo, insomma. This is an article about my father regarding his football collection, but mainly the exhibition that will be held tomorrow in Bologna. In quello scatolino là ci sono 20.000 euro. Yeah. Questo è un Messico 70 sigillato. No, veramente, questo in queste condizioni, chiuso così, allora, non voglio esagerare, 8-10 mila euro lo vendi, anche gli altri. Li ho comprati a Trapolini nel 90, li ho pagati 25.000 lire. Oh. 12 euro. Se ci fosse un grande incendio, sì, salveresti i tuoi album o la tua famiglia? La famiglia sono corre fuori da solo, gli album ci li sposto io. Andiamo a Bologna all'esposizione che faremo oggi per le figurine sulla storia dei campionati mondiali di calcio. Oltre alla mia esibizione di figurine, alla mia mostra ci sarà un importante cambio e scambio di figurine e verranno collezionisti da tutta Italia. Ok. This is the stickers Jedi. Mi raccomando, fai attenzione a questo album. Gianni has more stickers than Panini in his collection. We have 57 years of history, so it's really an expert. People love stickers because it's history of the football of their countries. Secondo me le figurine non sono sport, assolutamente, è tutta un'altra cosa, le figurine sono cultura. Sì, ho la passione di un ragazzo perché mi tiene vivo e soprattutto mi tiene ancora molto giovane. La collezione vale tanto, soprattutto a livello affettivo, a livello di lavoro che c'è stato dietro per costruirla. Però io credo che qua comunque sia un investimento per il futuro. Il futuro nel senso mio nipote che continua a portare avanti questa passione. Bravo, batti 5!